Il sonetto Voi che ascoltate in rime sparse il suono funge da introduzione al canzoniere, poiché ne definisce alcuni temi chiave, in particolare due. In primo luogo, i destinatari dell'opera. In secondo luogo, il tema centrale, una tormentata vicenda amorosa da cui il poeta prende le distanze. Partiamo dal primo tema chiave. A chi si rivolge il poeta? Chi dobbiamo vedere dietro il voi iniziale? Dietro il voi c'è un pubblico di lettori, a cui però non si chiede di leggere, ma di ascoltare il suono dei sospiri in rime sparse. Sono i sospiri con cui il poeta in passato nutriva il suo cuore, alimentava cioè la sua immaginazione amorosa. Al pubblico, inoltre, si chiede di ascoltare una storia d'amore raccontata in modo non convenzionale, in quanto frammentaria, non unitaria, come ci dicono le rime sparse, e soprattutto una storia fatta di sospiri. Cosa vuole dirci Petrarca con questo? Vuole dirci che il canzoniere è la trascrizione fedele e sincera della sua tormentata vicenda amorosa, che presenta due tratti distintivi. È fatta di sospiri, non di parole, cioè di un linguaggio articolato, e di una varietà di sentimenti contrastanti, dal dolore all'angoscia, alla gioia, legati all'esperienza amorosa che ha segnato la sua esistenza. Passiamo ora al secondo aspetto, il tema centrale dell'opera. Esso è senza ombra di dubbio, come rivela la centralità dei sospiri, quello amoroso. Più in dettaglio, il tema è la storia di un'anima profondamente segnata dall'amore. I momenti cruciali di questo percorso esistenziale sono tre. In primo luogo l'amore per Laura, definito giovenile errore, ovvero uno sbaglio commesso in gioventù, da cui il Petrarca maturo, che scrive i versi nel 1350, a 46 anni, vuole prendere le distanze. Il secondo momento è il pentimento. Petrarca invoca pietà e perdono per l'errore giovanile, cerca cioè la comprensione e la solidarietà del pubblico, dei lettori, che si cela dietro il voi. Infine, l'ultimo momento è la conversione e la presa di coscienza che i piaceri mondani, in particolare l'amore totalizzante per una donna, sono illusioni. Sono un breve sogno rispetto all'amore per Dio, l'amore vero, perché è l'unico in grado di garantire la perfezione dell'anima e la salvezza eterna. Ecco perché Petrarca prende le distanze da quell'amore-passione che appartiene ormai al passato. È un errore, uno sbaglio commesso in gioventù, in una fase della vita in cui egli era molto diverso da come è adesso.